Domani e domenica, per la prima volta nella sua storia, Livigno ospiterà la Coppa del Mondo di sci di fondo e non manca l'attesa per gli eventi collaterali, a iniziare dal concerto di Albano. A Lanzada in Valmalenco è allo studio la realizzazione di un impianto dedicato a poligono di tiro sportivo, una nuova attrazione rivolta a un pubblico di appassionati della disciplina sportiva e ai più giovani. Anche questo è turismo lento. Torna e torna in grande stile il Carnevale dei ragazzi di Sondrio, decisamente ricco il programma che si spiegherà lungo tutta la giornata di domenica 12 febbraio. Tra le novità, una corsa, naturalmente in maschera, artisti di strada, street food, lezioni di ballo per passanti. Largo spazio a Instagram. Un saluto ai telespettatori e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Se Milano non ha potuto ospitare la due giorni di Coppa del Mondo di sci di fondo, troppo alti i costi per la neve artificiale, Livigno non si è fatta trovare impreparata. Domani e domenica, per la prima volta nella sua storia, la località dell'Alta Valle ospiterà il massimo circuito mondiale e non manca l'attesa per gli eventi collaterali, a iniziare dal concerto di Albano. Paolo Croce. Livigno capitale dello sport e si sapeva, ma da oggi anche punto di riferimento per la Coppa del Mondo di sci di fondo. Per la prima volta nella sua storia, infatti, la località dell'Alta Valle ospiterà un evento del massimo circuito. Le gare, che nei piani originali avrebbero dovuto svolgersi a Milano, saranno una grande vetrina, anche televisiva, per Livigno. Del resto, la località valtellinese ogni anno ospita tanti campioni dello sci di fondo, che scelgono proprio l'alta quota e queste splendide strutture per allenarsi. Livigno però non è un ripiego, anzi, questa due giorni potrebbe essere la prova del 9 per entrare in pianta stabile nel circuito di Coppa del Mondo. Del resto, la sgambetta di Livigno ha fatto storia. Occhi puntati sulla squadra italiana guidata dal capitano Federico Pellegrino. Il programma prevede la disputa della sprint in tecnica libera domani, domenica spazio alla Team Sprint. Livigno ha sempre avuto un ruolo importante nel mondo del fondo, l'ha sempre avuto con i suoi atleti, partendo da Fausto Gormetti, Mariana Longa, oggi con la Silvestri e con il cugino Nicolò, quindi stiamo facendo bene anche con la parte, diciamo, agonistica locale, però non ha mai avuto una gara di Coppa del Mondo. Questa è la prima volta nella storia, vogliamo fare una bella figura, stiamo facendo di tutto perché succeda questo. Abbiamo messo oltre a questo dei side events, quindi il concerto di Albano, il concerto di Tananarivo, è un volo acrobatico con i piloti di Red Bull qui appunto sul campo gara di domenica, per dare quello che il fondo si merita, soprattutto questa nuova disciplina che è quella della sprint, nuova per, diciamo così, un pochino più giovanile, un pochino più apprezzata dal pubblico come me, che non capisce poco o niente del fondo, ma che riesce ad apprezzarne i valori perché tutto si svolge all'interno di quasi un chilometro o poco più. Questo però è anche il fine settimana del ritorno della Coppa del Mondo di sci alpinismo. Ad Andorra, nel cuore dei Pirenei, domani e dopo saranno 17 gli azzurri in gara, con in testa naturalmente i nostri Boscacci, Antonioli, Giulia Murada. Insomma, la Valtellina è sempre più protagonista negli sport della neve. E ora in Valmalenco, a Lanzada, dove è allo studio la realizzazione di un impianto dedicato a poligono di tiro sportivo, una nuova attrazione rivolta a un pubblico di appassionati della disciplina sportiva, ai cacciatori, ma anche ai neofiti di questa specialità e ai più giovani. Anche questo è turismo lento. Ce ne parla Giuliano Padroni. Sullo sfondo c'è una passione, quella per la caccia e per il tiro sportivo. In prospettiva un'idea che mette d'accordo sport, turismo, gestione dell'ambiente, di cui la Valmalenco è una vetrina di prim'ordine. E proprio a Lanzada ha avuto luogo l'incontro dal titolo Passioni e ruralità, dalla caccia agli sport da tiro. Presenti l'europarlamentare Pietro Fiocchi, assieme al sindaco del comune montano Cristian Nana, con loro il presidente del poligono di tiro di Pavia e il presidente della Federazione di Tiro di Regione Lombardia e rappresentanti della Bassa, Media ed Alta Valtellina. Il progetto, quello della realizzazione di un poligono di tiro destinato sì alla pratica di questa disciplina, ma ad un pubblico di appassionati e di neofiti, in una cornice altamente suggestiva, quella appunto della Valmalenco. Si vuole portare tutta una serie di attività sul territorio, certo a favore dei cacciatori, e l'idea principale in questo momento che stiamo discutendo è una linea di tiro da 200 metri, ma anche col cinghiale corrente, anche tutta un'altra serie di attività anche per i giovani,
in modo da portare sì turismo ma anche dare un servizio alla popolazione della Valtellina. Sul tavolo nuove idee indirizzate ad un'interpretazione di un turismo mai così mutevole come in questo periodo storico. Una potenzialità decisamente alta di proposte, un volano di attrattive destinato a tante tipologie di possibili fruitori delle nostre montagne. L'idea è quella di realizzare un poligono di tiro che possa sì far divertire sia gli appassionati e legati al mondo dello sport e anche i cacciatori. Il Lanzada ha sempre vissuto sullo specchio di Caspoggio e Chiesa in Valmalenco, sul turismo lento, ed è giusto che il mondo praticamente del tiro si possa divertire anche dai bambini più piccoli. L'idea è quella di realizzare magari anche in località il centro sportivo di Pradas, magari non so, abbiamo già un anello di fondo da 2,5 km, magari affiancare praticamente il biathlon, dove puoi sparare con la carabina da 22 oppure anche tirare con l'arco con le frecce. Per cui va portato tutto l'aiuto che si può, vanno investiti i soldi, vanno portate tutta una serie di occasioni per anche portare il turismo. Pensiamo che tutto quello che riguarda sport sia una cosa favorevole per avere turismo, per avere anche i nostri ragazzi da Valmalenco delle nuove attrattive in valle. Torna in grande stile il Carnevale dei ragazzi di Sondrio, decisamente ricco il programma che si spiegherà lungo tutta la giornata di domenica 12 febbraio. Tra le novità, una corsa, naturalmente in maschera, artisti di strada, street food, lezioni di ballo per i passanti, trucchi e parrucchi dell'ultima ora a cura degli studenti del PFP e larghissimo spazio ad Instagram. Ecco le prime anticipazioni. La data da assegnarsi in agenda è quella del 12 febbraio. A Sondrio torna il Carnevale dei ragazzi e la carne al fuoco, giusto per restare in tema, è davvero parecchia. Dopo 3 anni abbiamo voluto ridisegnare completamente quella che era la proposta di questa manifestazione, che storicamente viene organizzata dalla parrocchia di Sondrio, coinvolgendo anche i vari oratori. E allora dimentichiamoci del classico appuntamento con la sfilata del primo pomeriggio. Quest'anno il carnevale durerà una giornata intera con eventi sin dal mattino, a partire dalla grande novità costituita dal Carnival Cross. Un percorso che sarà poco più di 3 km per permettere chiaramente a tutti, a quelli che vanno a tutti e a quelli che corrono per il piacere di farlo, di passare un momento divertente. L'appuntamento è alle 11:30 alla Piazza Campello. Oltretutto avremo anche uno starter di eccezione in questo caso, che ha dato la sua disponibilità, e lasciamo qui la sorpresa. L'invito a partecipare è rivolto naturalmente a tutti. L'essenziale non è tanto essere allenati quanto mascherati, questo sì è indispensabile. Chi con una parrucca, chi disegnato, colorato, chi vorrà mettersi qualche abito particolare e bizzarro, ma l'insegna chiaramente è del totale divertimento. Perciò meno agonismo, molta partecipazione, molto colore e molto divertimento. Un'intera domenica di carnevale dunque, dove le iniziative pensate dal comitato per far rimanere in strada famiglie e gruppi mascherati sono davvero numerose. Ci saranno artisti di strada che la coloreranno, che sapranno coinvolgere le famiglie, i loro bambini, stand giocosi in cui possono cimentare, provare, ma anche abbiamo pensato per esempio a delle postazioni. In questo caso ci siamo messi d'accordo con le scuole del PFP e hanno messo a disposizione la loro professionalità per mandare delle classi a truccare i bambini piuttosto che acconciarli. Questo perché pensavamo che chi magari arriva anche all'ultimo però ha voglia di festeggiare trova lì sul posto la modalità di colorarsi. In vari punti del percorso saranno attive per l'intera giornata di domenica 12 febbraio delle postazioni di street food. E seppure naturalmente non mancherà la classica sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, quello del 2023 sarà davvero il carnevale delle novità, anche dal punto di vista social, visto che proprio uno dei social più in voga, Instagram, svolgerà un ruolo importante nello stimolare la partecipazione già a partire dai prossimi giorni. Uno dei contest, sì ci sono anche quelli, è chiamato Facce da Carnevale. In giro per la città troverete fra qualche giorno delle postazioni instagrammabili, ovvero delle postazioni con delle cornici in cui i ragazzi possono andare e farsi selfie.
Le foto, poi caricate sulla pagina Instagram del Carnevale dei Ragazzi di Sondrio, dove ogni giorno si troveranno anticipazioni che riguardano la manifestazione, curiosità e invenzioni, potranno essere votate con dei like e la più apprezzata sarà premiata al termine della giornata clou del 12. Gli altri due concorsi sono invece rivolti, uno alle scuole, dal titolo Ridisegna il Carnevale, e l'altro, dal titolo Tu sì che Carnevales, aperto a carri ma anche alle mascherate di gruppo. E di gruppo saranno anche i balli, perché il Carnevale dei Ragazzi di Sondrio ha pensato pure a questo aspetto. Abbiamo coinvolto delle realtà sul territorio, così come ne abbiamo invitate anche da fuori. Ci troverete nelle piazzette questi gruppi che coinvolgeranno, insegneranno, così avranno uno spazio temporale lungo la giornata in cui potranno accogliere il pubblico presente e farlo sentire protagonista. Al via Morbegno i lavori per trasformare la storica ex piscina in una palestra multifunzionale con parete di arrampicata sportiva omologata dalla federazione. È un cantiere da 2 milioni e 650 mila euro che si inserisce in un intervento complessivo di 3 milioni e 400 mila euro. Nel frattempo sono in corso anche gli interventi nella vicina biblioteca Ezio Vanoni. Vediamo. La Morbegno che cambia, dicevamo nei giorni scorsi a proposito di Piazza Sant'Antonio chiusa alle auto, in attesa di vedere anche la trasformazione attesa da anni dell'area ex Campo delle Suore, i morbegnesi potranno vedere come cambia un edificio simbolo di Morbegno. Nei prossimi giorni partirà infatti il cantiere da 2 milioni e 650 mila euro sull'ex piscina, che sarà riconvertita in palestra pluriuso e palestra d'arrampicata sportiva indoor. All'ex piscina i lavori sono in partenza a ridosso di questo periodo. È stata fatta ieri in comune la prima riunione fra il team di progettisti e l'impresa che è risultata appaltatrice dei lavori. Si è dato come data di partenza da lunedì 23 a lunedì 30 gennaio, ogni giorno è buono per l'inizio dei lavori. Comunque in questo momento non ci sono più ostacoli, quindi i lavori partiranno. Opere del primo lotto da 2 milioni e 600 mila euro su un intervento complessivo da 3 milioni e 400 mila euro. Si farà un ampliamento dell'edificio verso nord dell'ex piscina, quindi verso le scuole. Un rifacimento più alto rispetto alla copertura attuale, qui sorgerà appunto la palestra di arrampicata. L'intervento avrà una durata di 430 giorni. Durante il cantiere non verrà compromessa la fruibilità dell'altra parte del palasport, né sarà cambiata la viabilità. Nel frattempo proseguono anche i lavori che interessano la biblioteca comunale Ezio Vanoni. Stiamo in questo momento eseguendo dei lavori di efficientamento energetico in biblioteca, sono dei lavori a completamento o a prosecuzione più che completamento dei lavori che erano iniziati intorno al 2014-2015 e in questo momento stiamo provvedendo all'isolamento termico del tetto e alla sostituzione del lucernario che sono sul tetto. Ci rimane indietro il problema del serramento gigante del piano terra che dà sul bitto e ci auguriamo di poterlo completare oppure di poter andare in cantiere in tempi molto brevi. Ma a Morbegno, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, resta caldo anche il tema viabilità e posti auto. L'ex sindaco Andrea Ruggeri punta infatti l'indice sui lavori in via Nani e sui posti auto tolti o cambiati. Il dibattito dunque resta aperto. E ora parliamo di un'iniziativa che parte da una casa di riposo di Sondrio ed è rivolta all'EMPA, in particolare agli ospiti a quattro zampe della struttura zoofila di Busteggia. Per realizzarla ha lanciato via social un appello. Gomitoli di lana cercansi. Vediamo di che si tratta. Gomitoli cercansi. L'invito, lanciato giusto una manciata di giorni fa dalla pagina Facebook di EMPA Sondrio, non è rimasto inascoltato. Anzi, ora il rischio è che gli ospiti e soprattutto le ospiti della residenza Bernina di Sondrio debbano trovare aiutanti per star dietro alla bella idea lanciata da una delle loro educatrici. E mi è venuto in mente di occupare il tempo dei nostri ospiti, oltre alle varie attività che ci sono già programmate durante la settimana, facendo sferruzzare alcune nonne che amano ancora utilizzare la lana come metodo
e quindi occupare del tempo libero facendo dei quadretti, e se riusciamo poi a realizzare delle coperte che verranno poi donate all'EMPA. Coperte calde e colorate da sistemare nei box dei cani ospiti della struttura zoofila di Busteggio, o come giacigli per le decine di gattini e gattoni che attendono di essere adottati. Un regalo importante per gli animali, ma anche un bel passatempo per chi ama sferruzzare. È una bellissima iniziativa sia per gli ospiti che si prodigano per questo lavoro, ci serve per i cuccioli, è un bel lavoro, un bel impegno per loro. Noi gli forniamo il materiale, giustamente, e loro produrranno le opere. La lana suscita un sacco di ricordi agli ospiti, soprattutto alle nonne, e c'è un buon gruppetto di signore che lavorerà per questa iniziativa. Chi volesse donarli li può portare qua alla struttura, anche gomitoli già iniziati, non è necessario il nuovo, non è necessario prendere una lana stratosferica, va benissimo tutto. In verità l'appello a donare gomitoli per realizzare le coperte non è l'unico ad essere lanciato dall'EMPA e sottoscritto dall'affabile Zeus, sopravvissuto ad un avvelenamento e ribattezzato dai volontari il cane che tutti dovrebbero avere, per la sua mitezza in primis, anche nei confronti dei gatti. In struttura abbiamo una 14 cani più o meno e una cinquantina di gatti, cerchiamo sempre qualcuno sia che li accudisca che venga anche a portarli in giro, a portarci magari del cibo, un aiuto, ecco. Siamo sempre pochi. Ci sono tante persone che fanno doppi e tripli turni, quindi cerchiamo sempre qualcuno che abbia voglia, anche ragazzi che possono richiedere i crediti scolastici possono venire dopo un colloquio il mercoledì pomeriggio, dalle 14 in poi. E chissà che questa ricerca di nuovi volontari registri lo stesso successo che sta avendo la raccolta gomitoli. Nel frattempo rincuora pensare che alla RSA Bernina le nonne amiche degli animali siano all'opera proprio per assicurare loro un po' di calore in più, che in questi mesi certo male non fa. All'interno della struttura a breve partirà un progetto di pet therapy con una professionista che coinvolgerà una quindicina di ospiti. E poi nella nostra struttura, che comprende sia residenza per anziani che appartamenti, chissà mai che qualche ospite degli appartamenti gli venga magari la voglia di adottare un animaletto della struttura EMPA. A più di due mesi dal rogo, gli spazi del capannone destinato agli ingombranti all'impianto SECAM di Cedrasco sono ancora sotto sequestro. Un vero problema per chi ha rifiuti voluminosi di cui disfarsi. In attesa che la situazione si sblocchi, SECAM ha trovato una soluzione parziale, affidando ritiro e stoccaggio degli ingombranti a una ditta di Lecco. Vediamo. Sono trascorsi ormai più di due mesi dal 15 novembre, data in cui un rogo che diede parecchio filo da torcere ai vigili del fuoco si sprigionò all'interno del capannone dell'impianto provinciale gestione rifiuti SECAM di Cedrasco, dedicato agli ingombranti. Da allora l'area è sotto sequestro e, sebbene i sigilli dovrebbero ormai avere i giorni contati, questo prolungato e forzato stop del servizio di ritiro porta a porta per chi ha ingombranti di cui disfarsi comincia a creare una certa comprensibile empatia. Una parziale soluzione SECAM l'ha tuttavia trovata, appoggiandosi a una ditta esterna di Lecco che, una volta avvisata, provvede a ritirare, stoccare e successivamente a lavorare i rifiuti. Gli abitanti della provincia di Sondrio possono rivolgersi ai propri comuni di residenza oppure direttamente a SECAM per farsi indicare dove conferire i propri ingombranti, se nelle piazzole comunali, dove queste sono presenti, oppure in quelle mandamentali. Si tratta, come detto, di una soluzione tampone che prevede anche un tetto, quello dei 10 metri cubi di ingombranti depositabili, ovvero un metro cubo ogni utente per 10 utenti, a settimana nelle piazzole comunali. Finché l'area di Cedrasco non sarà dissequestrata, non esistono alternative, se non quella di sopportare la vista di cantine, solai e sgabuzzini ricolmi di oggetti da buttare. È tutto, grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.